La provincia di Enna continua ad essere afflitta dagli incendi. Le situazioni di maggiore criticità si sono registrate a Enna, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera e Barrafranca. Ieri fiamma a Enna Bassa, l'incendio è partito nel pomeriggio nell'area vicina alle facoltà di Ingegneria e Psicologia dell'Università Core e si è propagato fino ai pressi dell'ospedale Umberto I. Momenti di paura con le fiamme nuovamente vicinissime alle abitazioni. Durante le operazioni di soccorso e spegnimento incendi, un mezzo di protezione civile si è ribaltato ieri a seguito di un incidente al quadrivio di Enna Bassa. A bordo c'erano 3 volontari che sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso. Tutta la squadra sta bene, ha comunicato l'ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, a loro va il nostro augurio di pronta guarigione. Tutti i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Sicilia hanno raddoppiato i turni, vale a dire che viene raddoppiato il personale presente nelle sedi di servizio e di conseguenza le squadre da impiegare nell'emergenza incendi che da giorni sta interessando tutto il territorio regionale. Inoltre sono 33 le squadre di volontari di protezione civile provenienti dal nord che daranno una mano per contrastare l'eccezionale ondata di incendi nell'isola. L'onorevole del Movimento 5 Stelle Andrea Gerrizzo chiede l'istituzione di una commissione speciale all'ARS. Il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha finanziato per un importo di 800.000 euro il progetto per la realizzazione a Troina di un impianto di compostaggio di prossimità per la frazione umida dei rifiuti, ad annunciarlo l'assessore alla gestione dei rifiuti Giuseppe Schillaci. Dopo aver stabilizzato la raccolta differenziata all'80% e aver messo a punto un servizio di gestione rifiuti di altissimo livello, ha commentato il sindaco Fabio Venezia, questa di oggi è una notizia che ci rallegra e ci fa fare un altro passo avanti verso un sistema assolutamente avanguardistico. Presentate dal Comune di Enna 2 domande al Ministero dell'Istruzione per partecipare al bando per interventi di messa in sicurezza e adeguamento impiantistico di mense scolastiche e palestre delle scuole del Centro Sud. I 2 progetti riguardano le palestre degli istituti Pascoli e Fundrisi per un importo complessivo di 350.000 euro circa per ciascun progetto. Nella seduta del 30 luglio scorso il Consiglio Comunale di Enna ha approvato all'unanimità la riduzione delle tariffe Tari per l'anno in corso a seguito delle difficoltà affrontate dalle famiglie nell'anno della pandemia. Il Castello di Sperlinga dal 12 agosto al 12 settembre riapre le sue porte alla terza edizione di Teatro in Fortezza, il festival teatrale promosso e organizzato dall'associazione Made. In itinere umani è il tema pensato dalla direzione artistica per collegare gli spettacoli in programma che vedranno sul palco artisti e compagnie siciliane. Filippo Randazzo, atleta di San Cono tesserato con le fiamme gialle ma atleticamente cresciuto nella Pro Sport 85 Valguarnera, è ottavo nella finale a 12 del salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo. Ringrazio tutti per avermi seguito e tifato per me, ha comunicato subito dopo la conclusione della gara. Questo è solo l'inizio di qualcosa di grande. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento del secco residuo. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta della plastica e del secco residuo domani mattina e dell'umido e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it. We'll be right back.